vivere il proprio ruolo nel mondo contemporaneo e prepararsi alle professioni creative e intellettuali del nuovo millennio, conoscerlo e comprenderlo. Fino ad oggi nel panorama universitario italiano non c'era un corso di laurea tutto concentrato in modo interdisciplinare sul nostro tempo. Questo corso ti offre la possibilità di farlo, seguendo tre percorsi: lo studio della storia, lo studio della filosofia, anche attraverso le contaminazioni della scienza, lo studio delle forme di storytelling. L'obiettivo è semplice quanto ambizioso: formare dei giovani intellettuali che conoscono il loro tempo, sanno tradurlo in uno storytelling articolato, trasversale e rivolto al futuro, sono in grado di rispondere agli stimoli che provengono dall'industria culturale contemporanea, il cinema, la televisione, la musica, e anche dagli sviluppi scientifico-tecnologici. D'altra parte, l'uomo è una storia, è una narrazione, è una riflessione, è un'azione ed è anche un'emergenza. Ma patrie la langue française, diceva Albert Camus. Imparare il francese è oggi fondamentale per capire la ricchezza culturale che la lingua porta con sé. Conoscere un'epoca con le sue parole, afferrare il presente partendo dal passato, avvicinarci alla letteratura francese del Novecento attraverso un percorso linguistico e storico tutto in francese. Il factual entertainment e l'irruzione violenta della realtà nei format televisivi. Cambio moglie, cambio casa, cambio vita, cambio cane, cambio cuoco. Cambiate tutto, ma non cambiate canale. Uno sguardo alle stories e uno alla storia, per cogliere il presente e interpretare il futuro. Anche questo è Storie e storie del mondo contemporaneo. La storiografia è il fare storia, le fonti, i metodi, le interpretazioni di tanti storici. Capire come si scrive la storia è imparare a raccontarla. L'Africa è indipendente dalla metà del Novecento e solo nel 1994 il Sudafrica ha cancellato l'apartheid. È tempo di sfatare i luoghi comuni su questo continente, culla dell'umanità. Perché esistono le disuguaglianze? Perché esistono le povertà? Come si sono evolute nella storia? E come si sono organizzate le diverse culture? A queste domande risponde il corso. Filosofia della rivoluzione, ovvero contestare e creare. Perché la storia è storia di lotte, di conquiste, di contestazioni e di creazioni. Dal fascismo fino a oggi, e in mezzo la guerra, la resistenza, il 68, gli anni di piombo, il terrorismo, la mafia e Tangentopoli. La nostra storia, quella che ci ha portato fin qui. Conoscere la storia dell'Asia è indispensabile per comprendere la globalizzazione e i suoi nuovi protagonisti. La musica del XX secolo offre innumerevoli rimandi al costume, alla cultura, alle arti, alla politica del Novecento. Si imbeve di storia e fa la storia allo stesso tempo. Ci vediamo in aula. L'horror dopo l'11 settembre e la fantascienza distopica rappresentano le tappe del corso di forme e linguaggi del cinema di genere. Un corso che è fatto di visioni, confronti e analisi linguistiche. Ricostruire e raccontare storie di scienze e il ruolo delle tecnologie per capire il mondo che ci circonda. È un obiettivo ambizioso, ma ne vale la pena. Scopriremo i concetti fondamentali per studiare le lingue, che stanno alla base dei moderni linguaggi di programmazione, ma anche di numerosi meccanismi e tecniche di comunicazione. In questo corso studieremo i rapporti tra Europa, Africa e Americhe per capire le origini e l'evoluzione del mondo moderno e contemporaneo. Per studiare il trucco delle mappe, la produzione sociale dei confini, la complessità del mondo e il senso dei luoghi, vi aspetto al corso di geografia, consapevolezza e fantasia. Virus, batteri, piante, animali, fra cui la specie umana. Che cosa li unisce? Che cosa li rende diversi? Tutta una questione di storia. E storici e scienziati hanno trovato un linguaggio comune. La storia del XX secolo e dei suoi protagonisti, Hitler, Stalin, Gandhi, Kennedy, Gorbaciov, fino alla caduta del muro di Berlino e all'11 settembre, il passato con lo sguardo rivolto al futuro. La filosofia ci permette di riflettere criticamente su tutto. Perché? Perché è il proprio tempo appreso nel pensiero. La televisione non è ancora finita, né in discarica né in un museo. La televisione è più viva che mai. Informa, parla, intrattiene, ha un suo preciso percorso, un suo disegno, un suo linguaggio, anzi una sua scrittura, e finisce in rete con lo streaming, con le clip e molto altro.
Il cinema d'autore non è quello noioso soporifero, ma è una grande finestra che affaccia sul mondo. È allora un corso per capire quali sono i film e i registi che ne fanno parte e come essi ci osservano e ci raccontano. Non vi racconterò storie, però posso provare a spiegarvi come funzionano la fiction seriale e la mitologia del nostro tempo, lo specchio della società. Ah, e poi proveremo a capire come funziona la mente di un serial killer. L'antropologia filosofica è una disciplina giovane, nata solo il secolo scorso, quando l'uomo è diventato a se stesso una domanda aperta. L'emergenza climatica e ambientale è la sfida più grande del XXI secolo. Una sfida che cercheremo di raccontare prendendo le mosse dalle sue cause storiche e considerandone le diverse forme di narrazione contemporanea. L'età contemporanea si spiega attraverso i tempi lunghi della storia, in particolare da quando eventi rivoluzionari come la fine della schiavitù, la lotta per i diritti uguali per tutti, hanno incominciato a trasformare il mondo. Storia e storia del mondo contemporaneo è un corso unico nel suo genere. Ogni giorno è un'avventura alla scoperta di ciò che siamo stati, ciò che siamo e le possibilità di quello che con consapevolezza potremo essere. 10 secondi per spiegare perché sia la storia giusto nel presente avere un po' più di memoria. La sfida di chi del passato ha fatto un manuale, di chi se lo vive così da non sbagliare più. Storia e storie del mondo contemporaneo. Studiare il nostro passato per capire meglio noi stessi e il nostro presente. Ciao universitari, tutto bene? Sono Andrea Meneghin. Niente, semplicemente per dirvi che per raggiungere i risultati dovete darci dentro. Dalla mattina alla sera, sacrifici, impegno, devozione, tutto quello che vi passa per la mente, ma dovete stare lì a dedicarvi completamente a quello che fate. Ovviamente un po' di svago ogni tanto ci sta, però se non ci si fa il mazzo non si raggiungono i risultati. Un abbraccio e buon lavoro a tutti, ciao! Mi occupo di conservare e restaurare il passato per poterlo raccontare ai visitatori di oggi. Per questo collaboriamo con un corso di laurea che studia le forme della narrazione per creare storie legate a oggetti e personaggi di un museo. Anche noi abbiamo qualcosa in comune con il corso. Ci piacciono le storie quando sono raccontate bene. Questo è un corso davvero particolare e unico nella sua concezione perché guarda dietro la storia e dentro le storie, perché tutte le storie hanno un loro backstage e spesso andare dietro l'obiettivo è il modo migliore per raggiungerlo. Storia e storie del mondo contemporaneo. Studiare e comprendere il presente per essere protagonisti del futuro. Storia e storie del mondo contemporaneo. Una storia immortale.